vi leggerò due interventi tratti da due mie opere. Una intitolata Testamento, in cui lascio l'eredità a tutti coloro che ho conosciuto. La storia con te è stata letteralmente fantastica ed è esistita tutta e solo per i gesti fatti in comune all'interno delle questioni dello spirito e della sua sublime fantasia. Per crederci fino a prova contraria, devi credere nelle belle fiabe. Io avevo fatto un voto a Dio nel 93-94 che salvasse Lucy, una ragazza ammalata di anoressia, e che sarebbe potuta essere mia figlia adottiva. Per ottenere questa grazia da Dio, gli avevo offerto la rinuncia a tutto il credito verso di me da parte di tutto il mondo. Dio mi ascoltò, salvò rapidamente la ragazza e da quel momento mi fece sperimentare il senso di quanto io avevo promesso. Nessuno più mi prendeva in considerazione, in nulla. Per 5 anni tentai di compiere gesti che per realizzarsi dovevano fruire di un certo credito verso di me, ma invano, nessuno più mi credeva. Io non avevo di che lamentarmi con Dio, perché io da me l'avevo posto come un voto che non fossi considerato attendibile più da nessuno. Solo che ad un certo punto mi accorsi come fosse intervenuto, nonostante tutto, uno scompenso. È piuttosto evidente tra il dare e il ricevere. Io infatti sperimentavo quotidianamente le conseguenze del discredito verso di me e mai una volta avevo potuto vedere invece la ragazza guarita, sperimentando la gioia di questo evento, toccato con mano, allo stesso modo con il quale toccavo con mano l'insuccesso. Non potevo, in quanto la ragazza era guarita, andando via da Milano e vivendo a Trento con il padre. Così argomentai in tal modo con il Signore: c'è un po' di ingiustizia nonostante il mio voto, perché vedo ogni giorno l'effetto negativo e mai, neppure una volta, ho visto quello positivo. La ragazza guarita da anoressia è via a Trento. Ebbene, era successo che Dio, messo di fronte alla mia preghiera di me, doppione del Cristo, si era comportato come se l'avessimo pregato in due, sicché aveva fatto guarire non solo una ragazza, ma due, e una di queste eri tu, Maria Teresa, sposa di Cristo, che io neppure ancora conoscevo, ma ti avrei conosciuta e mi sarei affezionato a te per la spinta di quel Gesù che veramente esiste in me. Accadde sul finire del 1997 a Saronno e presi a ben volerti. Fui molto sbalordito quando mi accorsi che mentre la ragazza che era guarita da anoressia era via a Trento, c'era anche un'altra ragazza guarita da anoressia nello stesso tempo che non era via a Trento, ma era a via Trento. Ebbene, solo con il tempo mi sarei accorto per quale ragione Dio t'avesse presa tra le suore, fatta ammalare da anoressia e fatta guarire nel modo incredibile che io ho detto. Io avrei desiderato di averti come sposa dello Spirito, e una suora era esattamente la figura appropriata a questo per me, tanto intimo con Gesù. Tu pure avevi fatto un voto a Gesù, ma non l'avevi fatto come un ripiego, no, lo avevi fatto veramente per il disgusto che ti aveva procurato l'amore umano, fino al punto da desiderare quello di Dio attraverso lo Spirito di Gesù. Questo era stato il tuo purissimo offrirti a Lui, così puro che era destinato a confrontarsi con gli eventi concreti della vita che si presentano sempre tutt'altro che puri. Così eri giunta a disamorarti per la tua incapacità a cogliere veramente l'aspetto divino nell'umano.
così per colmo ti saresti trovata a contatto con colui nel quale Gesù Cristo si era davvero immedesimato, ritornando concretamente nel mondo attraverso una comunione sacramentale tra due dei figli della Madonna, gli avresti dovuto la vita, ma non te ne saresti accorta e gli avresti fatto guerra. Anzi, te ne saresti accorta benissimo, ma fino al punto che ti sarebbe sempre parso un atteggiamento talmente matto e senza speranza che mai e poi mai tu saresti stata sposa spirituale di questa umana e concreta presenza, che poi tanto più vecchio si atteggiava come se fosse un padre eterno di virtù. Tu hai sempre visto nel mio comportamento quello di un presuntuoso padre eterno che vive la sua vita come una sorta di appropriazione indebita. E la cosa non ti è mai andata giù, perché era assolutamente inimmaginabile che se Cristo avesse voluto ripresentarsi avrebbe proprio assunto le sembianze della mia persona. Tu lo avresti cercato nella gloria e non nella gloria di uno che appariva veramente un essere ultimo e insignificante e che proprio per questo si sentiva primo. Tu hai sempre sentito in te questo mio eccezionale pormi come un maestro e appena te ne sei accorta hai sommamente desiderato di volere assolutamente mortificare questa mia presunzione di primato. La maestra eri tu. In tal modo tu mi hai fatto un dono immenso. Ti sei posta tu da sola in cambio di tutto il mondo nel discredito che io avevo offerto di pagare come un voto al Signore. Dio ha sostituito al discredito di tutti solo il tuo, e io avrei avuto da te lo stesso reale vantaggio avuto da Gesù per opera di Giuda. Ti sei posto infatti molto presto con me proprio come un Giuda, mentre invece non eri Giuda ma Guida. Io così ti avevo dichiarato, se ricordi, ti eleggo a maestra della mia vita. E questo è stato, così è accaduto, lo sei stata, sei divenuta una maestra così intransigente da cacciarmi nelle stesse situazioni in cui Giuda cacciò Gesù, partecipando in questo importantissimo modo a quella sua gloria che sarebbe passata tutta attraverso la croce. Ma per te è stato non tutto e solo questo in relazione a me. Dio ti ha voluto anche porre come chi mi avesse sciolto da un voto, che molto danno avrebbe creato a me stesso per la mancanza di credito che avrei avuto da tutti. Infatti sei stata messa come tramite alla mia presenza l'1 gennaio 1999 nella chiesa di Cogliate, in cui Don Carlo mi offrì l'occasione da cogliere al balzo nella mia vita, mettendomi nelle mani l'enciclica Fides et Ratio. Il Papa stesso invitava in essa le persone come me a dire la loro in fatto di nuovi percorsi che portassero a Cristo. Io così ricevetti quel mattino la copia dell'enciclica e potei organizzare l'importantissimo convegno del 24/10/99 in cui anima e corpo con Gesù Cristo vinsi la morte ed espressi il giudizio universale sulla vita, facendo insomma le cose esatte che erano attese fatte dal Cristo alla fine dei tempi. Tu pertanto, pur avendo nel cuore sentimenti di feroce avversione nei confronti delle mie pretese, pure offesa a morte fino a farmi voler cacciare via da tutti i luoghi in cui fosse possibile, hai esercitato su di me l'importantissimo ruolo di essere stata sempre una potentissima molla affinché io agissi assolutamente in positivo. Tutto quello che io ho fatto, anche in nome di Dio, io ho voluto farlo per la spinta interiore che tu hai esercitato in me, anche quando non ci siamo più trattati. Pertanto sei stata davvero una potentissima maestra e guida che io ho avuto e per la quale io veramente ho molto ringraziato Dio per avermela fatta incontrare. Il secondo brano che leggerò è tratto dal libro Le 42 cifre del nome segreto di Dio.
Leggo a pagina 128. Quante sono le indicazioni che portano a credere che è veramente lui il rosario da recitare a Fatima come la salvezza? 1. Non può essere il rosario la litania di oggi, perché Gesù affermò di non perdersi in molte parole pregando. 2. Anche l'altro rimedio richiesto a Fatima della conversione della Russia non era così importante, perché tutto il mondo è ancora da conquistare alla pace e al cristianesimo. 3. Ma se il rosario da recitare e da incoronare è il Ro romano di Sa Salerno, venuto al mondo il dì del volo a Rio de Janeiro, e allora è Dio la corona che deve essere recitata sempre, non nella litania, ma nella verità delle sue ragioni. 4. E se la Russia da convertire era la nonna di Rosario, la Russia Maria Teresa, violentata e costretta a mettere al mondo Rosa, allora sì, chi ama il nemico che ti violenta proprio nell'amore è il massimo della conversione umana. Nasce infine Rio, sì, Lio di R, romano. Rosa nacque esattamente il giorno di 14 settembre, festa dell'esaltazione della Santa Croce, patita da sua madre, ma lo stesso giorno in cui il Papa Giovanni Paolo II, e promulgando l'enciclica Fides et Ratio, avrebbe lanciato proprio un filosofo, e sono stato l'unico lanciato, nel tentativo di aprire un nuovo percorso ragionevole verso Gesù Cristo. Quindi ecco che il Rosa Rio ha anche una specie di imprimatur del Papa che lancia questo Rosa Rio a cercare una via ragionevole nelle ragioni dello Spirito Santo che conducono a Gesù. Allora si capisce bene che il castigo di Dio sono veramente io, quando Dio assume questa mia umana parvenza di un reo che non ha proprio nulla dell'innocenza e della grande capacità miracolistica di Gesù. Beh, questo miracolo della conversione della Russia è un vero miracolo che mia nonna Maria Teresa dovette patire, perché un uomo arrivò perfino a violentarla pur di essere sposato. Io sarei stato santificato nel modo diametralmente opposto da una Maria Teresa, la quale, amata, avrebbe ribattuto con il disprezzo, e io avrei dovuto sposare le ragioni del disprezzo altrui nei miei confronti, fino ad amarle così come mia nonna Maria Teresa amò il suo legame con il marito violentatore. Ecco come si legano assieme tutte queste vicende che io qui oggi vi ho letto. Bene, ora io vi farò una profezia. Se è vero che il 14 settembre io sono stato lanciato due volte, una volta attraverso mia zia Rosa e il Rosario, una seconda volta attraverso l'enciclica Fides et Ratio del Papa, ebbene, per la terza e ultima volta sarò lanciato all'attenzione mondiale, vincendo, dopo di averlo profetizzato, il prossimo Super Enalotto. Farò il 6, quello atteso da tutti.